per questo appuntamento, che inaspettatamente è sotto un'emergenza idrica, quindi abbiamo anche temuto di non fare l'appuntamento. E in ogni caso verrà registrato e posizionato nel sito web della Casamata questo incontro col professore Barilli. Dovrei presentare il professore Barilli, ma è praticamente impossibile per la mia mente poter raccontare tutto quello che è Barilli e che è stato Barilli. L'unica cosa che a noi colpisce molto, noi della Casamata, è il fatto che lo abbiamo ospite ormai almeno una volta all'anno con grande piacere, che spero che sia un piacere reciproco anche del professore, in cui ha sempre con una grande vivacità la possibilità di raccontarci aneddoti e soprattutto raccontarci quello che è stata la storia dell'arte, la contemporaneità della storia dell'arte in questi ultimi 60-70 anni. E quindi è tutto quello che io posso dire in questo piccolo incontro, in questo importante incontro qui della Casamata. Grazie mille, professore. Bene, infatti devo iniziare ringraziando proprio Casamata, a cui farò dono con una dedica collettiva per la vostra biblioteca di una copia del mio libro. Poi ne ho una copia libera, non so, tu l'hai avuto questo libro? Sì, l'hai avuto. Va bene, allora magari ve ne lascio due, così. Grazie. Una per... Chi è adesso il presidente? Si chiama Bozzano. Bozzano, e di che ma cosa... Ma lo può anche lasciare a me la copia. Ah, sì, sì, va bene. Allora, dunque, questo autoritratto a stampa è una seconda edizione, una prima edizione era uscita nel 2010, esattamente quando sono andato in pensione. Voi sapete che c'è l'uso da parte degli allievi di fare lo Zeitschrift, cioè lo scritto commemorativo. Io ho detto no, ragazzi, calmi, perché me lo faccio da me. E infatti questo è il mio Zeitschrift, diciamo, la storia molto ridotta della mia vita culturale, anche con qualche cenno biografico di cui vi dirò. Ed era uscito da un editore, Lupetti, che però è risultato molto fraudolento. E infatti poi lì per lì io e anche altri avevamo creduto di aver trovato l'editore di casa che faceva il caso nostro, ma poi abbiamo saputo che in realtà era scappato via da Milano perché era oppresso dai debiti, aveva dovuto lasciare parte della sua casa editrice e si era rifatto, ma in modo molto provvisorio, a Bologna. Infatti mi ha reso libero da questa prima edizione, perché non mi ha mai dato conto di eventuali vendite, perché magari non le ha fatte, ma lo stesso avevo il dovere di dirmelo. E allora mi è stato assicurato che quando un editore non fa questo atto formale di un rendiconto di come sono andate le vendite, anche se fossero andate malissimo, uno si deve considerare libero. E allora io ne ho approfittato per fare una nuova edizione con una editrice di cui adesso, porca miseria, faccio fatica a vedere il nome, ma in realtà il mio angelo propositore è Canalini, che è morto di recente. Devo dire che ha avuto la stampa, gli ha dedicato uno spazio notevole, perché Canalini ha avuto un ruolo molto importante, tra l'altro è stato lo scopritore di Tondelli e anche tutta la fase di ricercare, di cui forse vi dirò, la dobbiamo a lui, perché lui pubblicava Transeuropa, in cui comparivano tutte le voci nuove della narrativa di quegli anni. E voglio partire da un dato divertente, perché qualche tempo fa un giornale assolutamente a me estraneo, perché è l'organo ufficiale della Chiesa, che si chiama L'Avvenire,
mi ha dedicato un'intervista, perché lì ci scrive un mio amico affezionato che ha deciso appunto di intervistarmi. E io che cosa ho detto? Io sono come l'asino di Buridano, mi sono classificata a questo modo, perché voi sapete, qual era il tratto distintivo di questo personaggio, evidentemente dovuto alla leggenda filosofica, chissà come è nato, dell'asino di Buridano? È quello che muore perché non sa a quale greppi a mangiare, perché ha troppe greppie a suo favore. E questo è il caso mio, io ho avuto troppe greppie a cui attaccarmi, perché ho avuto la greppia dell'arte, e badate che ho cominciato a dipingere fin da ragazzino, avevo la greppia della letteratura, critica letteraria, avevo la greppia anche di altre cose, a cui poi si sono aggiunte di recente altre due greppie. Una importantissima, cioè ho ripreso a dipingere, e infatti io andandomene vi lascerò ben tre cataloghi di mie mostre recenti, perché ho ripreso in pieno la mia funzione di pittore, di cui quasi non accennavo in quella vecchia edizione del 2010. In più ho provato anche la drammaturgia, questo per merito di una figura bolognese molto ingegnosa, Silvana Strocchi, autrice, regista di teatro, eccetera, che mi ha consigliato, perché leggendo una delle mie tante infelici pubblicazioni, quella che era addirittura andava da Defoe, quindi dal Settecento a tutto l'Ottocento, da Defoe fino a Zola, quindi immaginate un'opera così pantagruelica, diciamo, in cui parlavo in particolare di due suicidi, quello di Madame Bovary e quello della russa che si chiama, bisogno del suggerimento, di Anna Karenina, grazie. E dove però mi valevo, ecco, preferisco dirlo subito, mi valevo di quella confessione di Flaubert. Voi sapete che Gustave Flaubert, a proposito di questo suo capolavoro, tutti gli chiedevano: ma questa Emma Bovary da dove viene? E lui rispondeva: Emma Bovary, c'est moi. Cioè lui si identificava con la sua eroina morta di suicidio, perché aveva rovinato la famiglia del marito e allora aveva ingurgitato della stricnina, e per punirsi non aveva detto, perché naturalmente si poteva ricorrere a qualche contraveleno e quindi si poteva anche salvare, ma lei per punizione ha sofferto le pene dell'inferno ed è morta. E Anna Karenina ha detto: ah, invece il mio autore Tolstoi era contro di me, perché Tolstoi era un reazionario per gran parte della sua vita, era un difensore dell'etica matrimoniale. Karenin, cioè il marito di Anna Karenina, era, lui stesso lo dipinge come un personaggio spregevole, meglio perderlo che trovarlo, però era il marito era sacro. È un po' come adesso, anche adesso che siamo nel dominio della Meloni con il triangolo Dio, patria, famiglia, anche adesso tutti questi valori sono i valori della famiglia, sono ritornati sacri. Bene, allora Tolstoi ha punito Anna Karenina. Infatti lei, questo mio dramma, che è l'unico, che ne ho scritti anche altri, ma è l'unico che ha avuto successo, perché immaginavo che le due si incontrassero in qualche punto dell'universo e mettessero a confronto i loro rispettivi suicidi. E Emma Bovary diceva: il mio assolutamente è vincitore, perché ho sofferto come un cane proprio per non dire di che cosa mi ero avvelenata, quindi ho avuto una morte atroce.
Anna Karenina dice: no, invece la mia è stata istintiva, anzi ti dirò che ho avuto forse un momento di pentimento quando mi buttavo sotto il treno, ma è stato il mio autore a trattenermi, a volere che assolutamente io morissi come punizione, perché infatti Anna Karenina interveniva da Pietroburgo, dove viveva, andava a Mosca per salvare il matrimonio del fratello che era in crisi, ma strada facendo ha conosciuto un bel ufficiale di cui si è innamorata e con cui è fuggita assieme al figlio, dimenticando la figlia, lasciandola in mano al marito, e quindi ha avuto contro di sé l'odio, l'antipatia, la discriminazione di tutta la gente bene dell'alta nobiltà russa, erano personaggi dell'alta nobiltà. E quindi, facendo il confronto, Anna Karenina dice: sì, hai ragione, tu hai avuto dalla tua parte il tuo autore che ha detto tu sei come me, Madame Bovary, c'est moi. Il mio autore, il mio Tolstoi, non poteva certamente dire questo. Badate che poi in seguito Tolstoi ha cercato anche di pentirsi di tutto questo, ma non ce l'ha fatta. Va bene, chiusa questa parentesi. Allora, diciamo che io sono come l'asino di Buridano, tanto è vero che una ragione per questa nuova edizione è che ho dovuto aggiungere appunto quello di cui non parlavo, vale a dire la mia lunga attività, che era cessata nel 62. Nel 62 io avevo smesso di dipingere per darmi prevalentemente alla critica d'arte. E questo perché? Beh, per due ragioni, diciamolo pure. Perché come critico d'arte avevo successo, invece come pittore sembrava proprio che non avessi alcun successo. Seconda ragione, fare il pittore non è come scrivere, perché scrivere lo si può fare anche qua, basta un tavolo, un angolo di tavolo, basta, oggi ci sarebbe un computer, allora bastava la macchina da scrivere, e quindi è un'operazione semplicissima lo scrivere. E invece il dipingere prevede l'esistenza di uno studio, perché appunto è ingombrante trattare con dei telai, dei quadri, delle cornici, i colori che sporcano, eccetera. E io, la mia famiglia era molto povera e quindi io non la volevo sottoporre a questa nuova prova. Quindi sono le due ragioni per cui io nel 62 ho smesso di dipingere. Ma poi, una volta andato in pensione, nel 70, ho detto: beh, che cosa faccio? Ricomincio, dopo tutto, da qualcuno, da un essere, da un Dio in cui non credo, ma da un essere supremo ho avuto questo dono, e anche dai miei familiari, e quindi io non devo lasciare questo mondo senza cercare di esprimere tutti i valori che sono in me. E questo spiega perché ho ripreso a dipingere a tutto spiano, come sa molto bene il mio amico Malossini, che cura le mie mostre, ne ha fatta anche una di recente nel bellissimo spazio che gestisce nella regione Emilia-Romagna. Adesso purtroppo tutto questo è reso incerto dalle nuove elezioni, ma speriamo che superi lo scoglio e che continui a svolgere questa sua funzione importantissima. E quindi ecco la ragione, per tante ragioni, questa nuova edizione, perché quella vecchia era ormai inesistente, e poi appunto Lupetti non mi rendeva conto se ne vendeva, se non ne vendeva copie, eccetera, eccetera. E poi soprattutto dovevo fare un'integrazione per questi due nuovi aspetti, il mio teatro, che è durato molto poco, di drammi ne ho fatti pochi, e direi che l'unico ad avere successo è stato proprio questo confronto tra Madame Bovary e Anna Karenina, che ho portato anche in giro in vari luoghi d'Italia, ottenendo un buon riscontro.
Potrei anche dire, più lasciando perdere la storia dell'asino di Buridano, che certo è divertente, ma un po', diciamo, alla buona, che io sono come un atleta che pratica il decathlon. Cosa succede a chi fa il pentathlon o il decathlon? Che ovviamente, facendo tanti sport, in ognuno di essi fa una misura inferiore. E questo si dica di me, io ho sempre fatto una misura inferiore nei vari settori in cui mi sono cimentato. Non sono stato un critico letterario primario, non sono stato un critico d'arte da grande successo, da schianto, eccetera, eccetera. Ma veniamo più da vicino al libro, che naturalmente, come tutti i miei, non è da leggere, è un bel mattone. Nessuno, non certo io, pretendo che venga letto, come si dice, tutto d'un fiato. È da leggere poco alla volta, è tutto ben articolato. Io so articolare in capitoli, paragrafi, e quindi ciascuno di voi può andare a leggere quello che lo interessa, anche perché in questo caso, più che nell'altra edizione, c'è un bell'indice dei nomi. Sono riuscito a metterci un indice dei nomi, quindi voi andate a vedere il nome che vi interessa, magari il vostro stesso, alcuni di voi certamente si ritrovano qui e vanno a vedere che cosa dico di loro, oppure voi andate a vedere che cosa dico dei vostri beniamini o di persone che comunque vi sono legate. Bene, vediamo allora, magari esaminerò con voi alcune voci. Per esempio, la prima suona certamente divertentissima, perché dice, adesso vado a leggerla, mi ero tutto preparato ma la memoria mi inganna. Ha un titolo che sa di divertimento, perché il volume è articolato per decenni, quindi anni 50, 60, 70, 80, 90 e anche oltre fino ad oggi, perché appunto ho fatto l'aggiornamento e quindi arriviamo proprio a ieri, al 2013. Diciamo, il primo capitolo che riguarda gli anni 50 si intitola Preti, donne deficienti. Perché? Perché questo titolo, che certamente suona comico, diciamo? Perché, chissà perché, io fin da piccolo avevo dichiarato che volevo fare l'ingegnere. Voi sapete che questo succede a tanti ragazzi, voi se avete figli, nipoti, sapete che lo fanno anche loro. Uno dichiara una passione, poi invece quando è il momento buono di scegliere per l'università fa una scelta del tutto diversa, e questo è capitato anche a me. Io non ero per nulla contento di aver scelto ingegneria, però non era neanche del tutto sbagliato, perché devo dire, come sa bene appunto chi mi ha seguito, uno dei punti basilari del mio insegnamento è stata la teoria delle omologie, espressa da un critico di origine rumena ma di carriera interamente parigina, Lucien Goldman, la teoria delle omologie, importantissima, perché Goldman aveva il problema di cercare di superare, voi sapete che c'è ancora oggi, il duello tra le scienze dell'uomo e quelle della natura, tra la matematica e l'umanesimo. Allora lui ha cercato il sistema per colmare questo dislivello. E allora che cosa ha detto? Ha detto che in definitiva tutti quelli che operano in uno stesso periodo storico hanno dei legami in comune, cioè non è che dicano la stessa cosa, anzi ognuno la dice a modo suo, però ci sono dei riferimenti, ci sono appunto dei punti di incontro.
E allora un punto cardinale per me è stato l'incontro tra Freud e Einstein. Ecco, se mi si chiede, ma tu in definitiva in che cosa credi? Io credo che l'età nostra, l'età contemporanea, sia stata dominata da questi due grandi autori, Freud e Einstein. Ma che rapporti ci sono? Parliamo pure di omologie. Beh, in sostanza vengono quasi a dire la stessa cosa, perché Einstein ha la sua famosa formula E uguale MC2, dove sapete che E è l'energia, M la massa moltiplicata per il quadrato della velocità. Io ricordo un fatto molto divertente, che quando insegnavo una materia artistica, che pure aveva un nome curioso, uno dei tanti nomi nuovi propri del DAMS, si chiamava Fenomenologia degli Stili, una domanda che facevo agli studenti, una domanda quasi fissa, quasi obbligatoria, era: mi dica la velocità della luce, al che l'interrogato o interrogata mi guardava con aria perplessa e diceva: beh, ma professore, non siamo mica un esame di fisica, siamo un esame di storia dell'arte. Eppure no, questa è una data fondamentale, questi 300.000 chilometri al secondo. Cosa vogliono dire? Che nel Novecento non abbiamo più il senso della prospettiva, la prospettiva viene cancellata, perché tutto è immediato, tutto è qua, tutto ci raggiunge immediatamente. Infatti, una delle se volete decidere se un'opera è del Novecento o no, dovete vedere se c'è la prospettiva. Se c'è la prospettiva è opera ancora dell'Ottocento o anche prima. Se invece non c'è prospettiva, è molto probabile che appartenga al Novecento. Ecco quindi la ragione di questa mia domanda. Ma perché la corrispondenza, l'omologia tra le due formule? Beh, Freud dice qualche cosa, dice nel settore psichiatrico, che ovviamente era il suo, in cui non c'entrava per nulla la matematica, diceva qualche cosa di molto simile. Diceva che dentro di noi c'è l'es, o insomma le forme dell'inconscio, quello che per lui era l'inconscio, su cui calava, che era una forza esplosiva, esattamente come l'energia per Einstein, su cui calava una specie di pentola, che era l'ego o il superego, che costringeva questa forza immane che era dentro di noi. Ecco quindi il tratto comune, cioè tutti e due predicavano l'esistenza di una energia esplosiva dentro ciascuno di noi, che veniva frenata in qualche modo. Nel caso di Einstein era la massa che doveva, era il coperchio che doveva frenare l'immane energia esplosiva dell'atomo una volta aperto, fisso, non fuso, perché la fusione è la grande speranza, arrivare alla fusione dell'atomo, perché la fissione da figgere vuol dire frantumare, quindi l'atomo che si frantuma e determina Nagasawa, appunto l'esplosione selvaggia. E allo stesso modo per Freud c'era l'ego o il superego, le istanze parentali, genitoriali della società, che intervenivano per frenare questa forza propulsiva che era dentro di noi. Quindi, in definitiva, quella mia opzione per l'ingegneria non era del tutto sbagliata, perché in me c'è una componente ingegneresca, cioè io credo alla scienza matematica come una delle componenti della nostra università. Ma questo non toglie che dopo qualche tempo mi ero accorto che l'ingegneria proprio non era fatta per me.
Purtroppo c'era una leggina, e credo che esista ancora oggi, che si può cambiare facoltà solo entro l'anno, entro il 31 gennaio dell'anno di iscrizione, successivamente si perde l'anno. Io non volevo perdere l'anno perché i miei genitori facevano una grande fatica, che erano della piccola borghesia, facevano una grande fatica a mantenermi agli studi, quindi non volevo sottoporli all'obbligo di vedermi ricominciare con un'altra iscrizione. Ma c'era una scappatoia, si poteva andare dal direttore amministrativo dell'Ateneo di allora, che era un certo Massaracchio, mi ricordo ancora il nome, a cercare dei pretesti per evitare questa mannaia, e io ci sono andato da lui. Nel frattempo aveva avuto una malattia infettiva molto misteriosa che mi aveva debilitato, e con una diagnosi finale dell'ospedale in cui l'ospedale in cui Sant'Orsola, in cui era stato ricoverato, che di sospetta meningite. Quindi un fatto molto divertente, vado da questo direttore Massaracchio e dico: scusi, io mi ero iscritto bene, da bravo maschietto mi ero iscritto a ingegneria, ma ho avuto la meningite. Ora mi dica lei, uno affetto da meningite, che cosa può fare se non lettere? E lui mi ha detto: sì sì, capisco, e mi ha autorizzato il passaggio a lettere, questo per via della meningite. Perché solo lettere sembrava, ed era proprio allora chiamato preti donne deficienti, ecco perché era chiamato così, perché era la facoltà per i preti non potevano fare certamente i commercialisti, gli avvocati, eccetera, e quindi dovevano adattarsi a fare studi di dottrina religiosa, storica, eccetera. Poi le donne, perché le donne insegnavano, fra l'altro c'era la piaga che i maschi insegnanti venivano pagati pochissimo, e anche le donne, anzi le donne già allora erano pagate meno dei maschi, però comunque portavano un contributo in famiglia, per cui era molto giustificato che si occupassero di insegnamento, quindi i tre quarti, diciamo il 70-80% degli insegnanti erano donne, era in mano loro, e poi c'erano i deficienti, i poveri deficienti, come in qualche modo mi qualificavo io stesso, che cosa potevano fare? Non certo ingegneria, di facoltà troppo difficile, potevano fare solo lettere, facoltà certamente più facile. Il bello è che poi, dopo essermi iscritto lettere, ebbi subito un pentimento che volevo quasi tornare indietro, anche perché succedeva un fenomeno estremamente antipatico, che i miei colleghi di ingegneria, avevo fatto tempo a conoscerne qualcuno, venivano all'uscita, quando uscivano le donne, quel 70-80% di donne che facevano lettere, e quando vedevano comparire un maschio dicevano: ma quello è un eunuco, perché un maschio che faceva lettere veniva considerato privo dei genitali, una specie di eunuco, quindi, come voi capite, situazione spiacevolissima. Ma andiamo avanti. Poi avviene un incontro per me fondamentale con Luciano Anceschi, è stato il mio principale maestro, sia di teoria, estetica, lui soprattutto la praticava in una forma estremamente utile delle poetiche, cioè diceva che chiunque si occupa d'arte ha diritto di esprimere una propria opinione, che è una poetica, una teoria pratica per fare arte, quindi una cosa estremamente utile. E con lui era anche un pescatore di talenti. E pensate che immediatamente nel 1956, quando lui ha fondato la sua rivista principale, Il Verri, abitava a Milano allora, faceva la scuola avanti e indietro, perché a Bologna non aveva la cattedra di estetica, e questo per lui è stata una sofferenza. Ci ha messo anni e anni prima
di essere un cattedratico, di avere il posto di ruolo, e ne abbiamo sofferto tutti di conseguenza. Però come insegnante era ottimo ed era l'unico valido tra quelli che allora insegnavano a lettere, per cui io sarei ben volentieri tornato indietro, tornato in ingegneria, visto il loro poco valore, se non era per Anceschi, che era un pescatore di talenti. Infatti pensate che nel 56, quando esce il primo numero del Verri, io ho solo 21 anni in quel momento, sono nato del 35, eppure lui mi affida la rubrica d'arte, dove io, ecco, un'altra mia scoperta è stata dello storico dell'arte austriaco-tedesco, il Wölfflin, che aveva le teorie del chiuso, aperto soprattutto, a cui io ho aderito. Ma lui poi, certamente il chiuso aperto era una specie di pendolo, ma lui poi dava un movimento sinusoidale a tutto questo, per cui si girava, quindi il chiuso e l'aperto non si ripetevano mai, ma si passava a fasi di chiuso successive, prima delle fasi aperte, poi si ritornava al chiuso, ma a una quota di sorvolo. Diciamo, è come in un autodromo, dove pensate adesso alle Ferrari, che magari sembrano indietro ad altre, ma hanno un giro di vantaggio. Ecco, così succedeva con la teoria di questo carattere spiraliforme, ecco, no? Questo spiralico, suggerito da Wölfflin, e credo che il mio aperto, questo mio insistere sull'aperto, è stato fondamentale anche per Umberto Eco. Umberto Eco ha scritto il suo capolavoro, che è Opera Aperta, proprio, credo, prendendo suggerimento non tanto da me, quanto da Wölfflin, eccetera. Poi, purtroppo, Umberto Eco dall'aperto è passato al chiuso, perché si è fatto afferrare dalla teoria semiotica o semiologica, che dir si voglia, che invece è una delle teorie più chiuse, tant'è vero che da lì è avvenuto il divorzio con lui. Io, sempre seguendo le orme di Anceschi, ho aderito poi al gruppo 63, e il quale ha riconosciuto in Eco un faro. Era il nostro maestro, soprattutto con l'opera, appunto, Opera Aperta, dove fra l'altro leggeva in modo magnifico l'opera più difficile di James Joyce, i Finnegan's Wake, dove voi sapete che ogni parola è reinventata. È l'opera più difficile, che è stata tradotta con estrema difficoltà. Ma comunque Eco allora era il nostro interprete ufficiale, anche perché aveva sviluppato una teoria geniale che ci riguardava, perché infatti un'accusa fatta contro di noi, voi sapete che noi abbiamo innalzato la bandiera della neo-avanguardia italiana, soprattutto nell'incontro fatto a Palermo nel 63. Ma i nemici, ed erano tanti, ci dicevano: ma perché di nuovo l'avanguardia? L'avanguardia è stata fatta bene ai primi del Novecento, ora basta, chiuso, finito. Adesso occupiamoci, non so, dei braccianti, i braccianti che sono in sciopero, che cercano di occupare le terre, oppure i poveri operai che andando a nord sono sfruttati, esattamente come noi oggi sfruttiamo i migranti. Era la stessa cosa, i siciliani che si recavano a nord ed erano la forza lavoro su cui si basava la Fiat, però leggevano dei cartelli: non si affitta a persone del meridione, anche perché erano accusati che nei bagni mettevano la capra, mettevano il montone, no? Perché avevano costumi barbarici e quindi erano proscritti, diciamo. Invece
l'Italia del nord è stata fatta da siciliani, napoletani, pugliesi, senza di loro, e poi anche tanti posti della Germania e degli Stati Uniti sono stati fatti da questa emigrazione nostra dal sud. Allora i contestatori ci dicevano: ma di questo dovete occuparvi? E noi dicevamo: sì, certo, però sono valori del passato. Già nell'Ottocento tutto questo era previsto, Zola ha parlato magnificamente di loro, quindi noi dobbiamo spostarci in avanti, mirare a un'Italia del futuro che deve impossessarsi delle nuove tecnologie, eccetera. E infatti Eco in questo senso ha svolto una teoria magnifica che ci ha dato ragione. Ha detto: noi chi siamo? Noi siamo i figli di Nettuno, perché i figli di Vulcano erano quelli della prima avanguardia, gli Svevo, Pirandello, Gadda, Joyce, Proust, eccetera, eccetera, che erano veramente violenti, esplosivi. Noi eravamo dei normalizzanti, è una parola che io ho usato molto allora. La versione nostra era più moderata, era di quelli che tornavano sull'avanguardia, ma fra l'altro qualcuno aveva detto che infatti noi viaggiavamo in vagone letto, viaggiavamo così in vagoni arretrati, in vagone letto, anzi io addirittura sono andato all'incontro del gruppo 63 a Palermo, sono andato in aereo, sono andato a Milano e lì ho trovato Gian Giacomo Feltrinelli e moglie che mi hanno caricato in aereo, e quindi noi viaggiavamo in aereo, ecco, quindi la novità, noi ci sentivamo la generazione che investiva il futuro, e questo col gruppo 63, eccetera. Nel frattempo io appunto facevo il Giano Bifronte, tenevo un piede nella neo-avanguardia letteraria e però nello stesso tempo mi occupavo anche d'arte, tant'è vero che ho emesso una teoria che è rimasta abbastanza famosa su De Chirico. De Chirico veniva considerato proprio in base a questa teoria per cui i padri storici erano veramente esplosivi, rivoluzionari, ma poi avevano ceduto così a un passo più conforme. De Chirico veniva condannato. Pensate che nel 1926, quando si andava alla Biennale, dopo si andava a ridere della pittura che De Chirico esponeva, non alla Biennale che lo rifiutava, non lo voleva più perché era diventato, a parere di tutti, troppo reazionario, ma si andava a vedere ai Canottieri vicino a Piazza San Marco e si rideva di lui perché sembrava un decaduto, perché si era messo a rifare la pittura del Cinquecento, del Seicento, il barocco, si presentava in costume barocco, per esempio. E io, proprio nel 70, invece, meditando su tutto questo, ho emesso una ipotesi che ha avuto una certa fortuna. Ho detto: ma badate che De Chirico è sempre lui, solo che visita sistematicamente le stanze del museo. Quindi è partito dal museo delle origini, dove c'erano il tempio greco, il tempio romano, cioè le antichità, quelle che ci piacciono, quelle che il Novecento ha recuperato e salvato. Poi è venuto in su, è passato al Cinquecento, al Seicento barocco e ha rivalutato anche questo periodo, quindi le sue sono citazioni. E da qui poi è nato anche il mio culto per un gruppo di artisti che ho chiamato i Nuovi Nuovi, in contrasto con quelli di Bonito Oliva, che lui aveva chiamato quelli della transavanguardia. E ci fu allora, gli anni 70 sono stati percorsi, diciamo, da questo conflitto
tra le due squadre, tra i miei nuovi e invece i transavanguardisti di Bonito Riva, che avevano il vantaggio di essere in numero molto minore, di essere solo 5, invece io mi trascinavo dietro una ventina di artisti, quindi era più pesante tutelare 20 artisti. E nello stesso tempo io continuavo a fare il mio lavoro, sia letterario, sia artistico, eccetera, anche se al momento tacevo come pittore. Guardavo, partecipavo, scrivevo, ma non dipingevo, la pittura per il momento era ancora esclusa. Però appunto continuavo a occuparmi d'arte. Ma ci fu anche il ritorno alla letteratura. Perché noi, certo, come gruppo 63, a un certo momento ci eravamo fermati, ci eravamo divisi. Io addirittura ero stato processato perché il mio mecluanismo non piaceva. I nostri erano tornati indietro, avevano fatto un errore che a suo tempo era già stato condannato da Elio Vittorini. Vittorini aveva detto, voi avanguardisti evitate di fare il piffero della rivoluzione. La rivoluzione deve imporsi con mezzi propri e avere le sue ragioni interne. Voi dovete aprire le rotte del futuro. Invece i miei compagni del gruppo 63, soprattutto nella fase in cui eravamo riusciti a fare un mensile 15, si erano rimessi a fare il piffero della rivoluzione e infatti il 68 li ha travolti, li ha schiacciati, è finita quella fase della neoavanguardia. Io e Angelo Guglielmi, che era un po' il mio partner in tutto questo, avevamo tentato di tenerli vivi, eccetera. Ma il grande rilancio è avvenuto nell'83, perché appunto, nel 93, perché proprio per rilanciare la neoavanguardia noi ci siamo rivolti a una città che ci è sempre stata benevola nei nostri confronti, non tanto Bologna. Bologna era un po' indifferente verso di noi. Invece Reggio Emilia è sempre stata accogliente e lì abbiamo fondato Ricerca Re, dove il re naturalmente è il prefisso automobilistico della città, ma molto, molto indicativo il sottotitolo, che era Laboratorio di Nuove Scritture. E qui ci ha aiutato moltissimo uno che è morto di recente, però per fortuna riconosciuto da tutti, mi sfugge il nome, dove ho messo il mio foglietto, ecco. Noi dobbiamo grande ammirazione per, senti, non riesco neanche a leggere la mia calligrafia, suggeritore, quello che ha fatto la rivista Transeuropa, quello che ha Canalini, ecco. Canalini è lo scopritore ufficiale di Tondelli. Se Tondelli esiste lo deve a Canalini, ma a Canalini dobbiamo anche quelle magnifiche donne che hanno guidato proprio Ricercare. La fase di Ricercare, come la Ballestra, la Campo, la Vinci, la Santa Croce, eccetera. Un fatto positivo era proprio perché fino a quel momento le donne erano inferiori, soprattutto di numero, rispetto ai maschi. La letteratura sembrava essere cosa prevalentemente maschile, roba da lasciare ai maschi. Invece noi, grazie a
Canalini rilanciavamo potentemente le donne, Balestre, Camoni, Vinci, eccetera, eccetera. E quindi era un fenomeno estremamente positivo, ma c'erano anche i maschi, tra cui Ammaniti, che abbiamo sempre considerato un poco il numero uno, e tanti altri. Tanto è vero, in quel momento di nuovo era vicino a me Balestrini, che era stato l'anima degli incontri fatti a Palermo nel 63 e poi ripetuti nel 65. In quel momento è molto proficua la collaborazione tra me e Balestrini nel fare gli appuntamenti di ricercare dal 90 in poi, da cui abbiamo ricavato un'antologia, Narrative Invaders, era un po' l'obbligo di usare l'inglese, con una trentina di nomi che sono più o meno ancora sull'onda. Tutti, alcuni di loro sono, come per esempio Scarpa, Ammaniti stesso, sono andati allo Strega, si sono meritati il premio Strega, questo per dire della loro importanza, e così via. Poi da Reggio Emilia siamo stati cacciati via. In genere noi siamo sempre stati perseguitati, io in particolare, perché uno stupido assessore alla cultura aveva deciso che noi non piacevamo al pubblico, ma per forza eravamo laboratorio di nuove scritture, quindi tentavano di portarci le scolaresche, ma le scolaresche di fronte a dei testi che per loro erano illeggibili, irriconoscibili, se ne andavano alla prima occasione, facevano fughino, no, le scolaresche. E quindi questo stupido assessore, di cui ho voluto dimenticare il nome, ha detto che non rendevamo abbastanza e quindi ci ha licenziato per passare a che cosa? Beh, alla fotografia. Voi sapete che quando si lascia la narrativa o l'arte, resta sempre la fotografia, il grande bene comune è la fotografia, tutti si danno alla fotografia. Però noi credevamo ancora nella nostra formula, tant'è vero che io ho tentato di rilanciarla proprio a Bologna con Ricercabo, sempre Bo come la sigla della città, sempre lo stesso appellativo, laboratorio di nuove scritture. E devo dire che per un certo momento ho sperato in una proliferazione della formula, che stava tanto bene. Per esempio a Milano suonava bene un ricercami, a Torino un ricercato. Addirittura proprio con Canalini avevamo fatto un'impresa analoga a Iesi, dove stava bene un ricerca yes, come dire ricerca sì, a Lecce, patria di un editore che mi è sempre stato molto propizio, andava bene un ricercale, detto con stile giapponese, eccetera, eccetera. Purtroppo niente di questo è avvenuto, quindi continua a ricercare, ma devo dire non più con la fortuna, devo dire che è proprio il nostro qui presente ha fatto un'ottima antologia dei testi di Ricercabo. Non so che è successo, ma certamente lo presenteremo, questa antologia, di qua e di là, ne faremo delle presentazioni, non so con quale successo. Ecco, a questo punto io mi fermerei dichiarandomi disponibile a tutte le vostre domande, che possono spaziare se sfogliate. Voi non avete, vedo una copia del mio libro. Come? Tu hai rapporto con la stampa, con i giornalisti, tu hai avuto tantissime collaborazioni. Sì, ma sono andate tutte a finire male, diciamo, sono stato licenziato quasi, o me ne sono andato per conto mio, e quindi in questo momento non ho quasi niente. Ho solo il mio blog personale a cui vi invito. Io ogni venerdì nel mio blog, che è facilissimo da trovare, composto da Renato Barilli, senza punto, tutto attaccato, .it, renatobarilli.it, metto dentro tre voci,
che riguardano appunto la mia carriera. Metto una voce d'arte che tutto sommato resta il mio impegno primario. Per esempio questa settimana ho messo dentro una commemorazione di quel pop artista un po' sfortunato, perché non è tra i più, non mi ricordo neanche più, Vettelman, sì. E poi metto dentro un narratore e metto dentro un'opinione politica che è in genere di sinistra. Per esempio oggi ripeto quello che avevo già detto in una volta precedente, dico che è pessima la soluzione della nostra leader di portare quei poveri disgraziati in Albania, un'idea assurda che fra l'altro fa a pugni. Lei aveva avuto un'idea ingegnosa, quella di fare il piano Mattei, cioè una specie di piano Marshall per l'Africa. Era un'idea giusta, ma non so che seguito abbia avuto con la Tunisia. Ha dato i soldi perché naturalmente il dittatore della Tunisia voleva soldi, noi gli abbiamo dati. Certo è che dalla Tunisia non parte un carico di migranti da accogliere dalle nostre parti. E poi c'è un mio interrogativo a cui non riesco mai ad avere risposta. La UE, cioè l'Unione Europea, continua a dare soldi a Erdogan, cioè alla Turchia. Sai, le davamo milioni di euro perché dovevano frenare l'immigrazione dall'est, l'immigrazione dalla Siria, le quantità di siriani, afghani, eccetera, che venivano dall'est e poi cercavano di intrufolarsi nei paesi del nostro est. Perché se diamo ancora milioni a Erdogan per questa diga, perché non chiediamo che li diano anche a noi per fare la stessa cosa, per prenderci i migranti e trattarli come si deve, non sbatterli in questa carcere albanese che fa ridere anche i polli, che ha contro tutto, a cominciare dalla magistratura. La magistratura ha dimostrato che è un'iniziativa contraria ai diritti umani e quindi è insostenibile. Noi potremmo fare dei centri di accoglienza come si deve, che sarebbero dei grandi serbatoi di forze lavoro, di cui abbiamo tanto bisogno, e anche di forze di natalità, perché noi non facciamo figli, perché siamo egoisti. Invece questi poveri disgraziati che vengono dall'Africa sono pieni di figli, hanno 4-5 figli per nucleo familiare. E questo perché, ma lo diceva già Baudelaire, che il coito è il piacere dei poveri, i poveri che non hanno altre possibilità, questo avveniva già nella Parigi di Baudelaire, si sfogano facendo figli. Il coito è il piacere dei poveri, dei senza fortuna, eccetera. Ma noi abbiamo tanto bisogno di rafforzare di questi figli i nostri giacigli vuoti. Questo per avere forze lavoro e anche forze per di gente che paga la pensione, perché l'INPS se no si trova nei guai. Si dice che tra pochi anni non avrà più fondi per pagare le pensioni, perché sono sempre meno gli italiani che lavorano regolarmente, eccetera. Quindi questa è la mia proposta. Va bene, detto questo, ora sono a vostra disposizione per qualsiasi tipo di domanda. Magari cominciate voi, tu Sandro. Magari posso dare un volume, se volete scorrere l'indice, qualcuno che vuole scorrere l'indice dei nomi. Ecco, tenga, vada in fondo e c'è l'indice dei nomi. Quindi veda se trova un nome che la tira, oppure il titolo di un capitolo. Quello importante anche dei rapporti, cioè
sì. A proposito, ho dimenticato di dire che quando ero giovane ho avuto rapporti estremamente intensi con due francesi, con Jean Dubuffet e con Alain Robbe-Grillet, al punto tale che venivo chiamato Renette Barillette. C'era una mala lingua locale, però simpaticissimo, che era Giuseppe Guglielmi, uno della famiglia così meridionale, quindi piena di figli, con tre personaggi di primo grado. Il più noto naturalmente è quello che ci ha lasciato da poco, che è Angelo Guglielmi, quello che ha avuto un grande successo dirigendo, che per tanto tempo era stato, essendo di sinistra, la RAI l'aveva messo in un angolo, in un ramo morto. Poi, quando avevano deciso di fare la rete della Terza, la RAI 3 data alle forze di sinistra, lui era stato nominato direttore e lì ha avuto un successo straordinario, come sapete, inventando tante rubriche, al punto tale che tutto questo aveva fatto ombra alla sua qualità di critico letterario. Era stato dimenticato come critico letterario perché in lui si vedeva soprattutto il dirigente televisivo, e anche adesso, se viene ricordato, è sempre in qualità di inventore di tanti personaggi televisivi che dopo di lui hanno avuto successo. Poi l'altro era Guido Guglielmi, che anche lui era un critico letterario molto valido, molto apprezzato, anche se sempre prudente, tanto è vero che forse per lasciare il posto al fratello non ha mai aderito al gruppo 63, è sempre rimasto un po' così sospeso. Però aveva un grande successo critico, anzi proprio i nostri nemici lo valorizzavano per contrapporcelo, perché hanno sempre fatto anche questo. E poi c'era Giuseppe, detto dagli amici per scherzo Baudelaire, perché era poeta, che è stato proprio, che era la mala lingua, ma mala lingua in senso buono, è quello che per me aveva inventato l'epiteto di Renette Barillette. Era molto amico di Ezio Raimondi e per lui ne ha inventata una bellissima, lo chiamava il libridinoso, perché Ezio Raimondi, che adesso è portato così in palmo di mano, è una delle glorie bolognesi, tutti i momenti c'è qualche articolo che lo esalta con totale dimenticanza di un altro Raimondi, perché noi abbiamo avuto anche un Giuseppe Raimondi che come me coltivava Dubuffet. Adesso lui è totalmente dimenticato, ma era invece una forza del resto del Carlino. Adesso si parla solo di Ezio Raimondi, su cui appunto la mala lingua Giuseppe Guglielmi aveva inventato un appellativo, lo chiamava il libridinoso, perché aveva la libidine dei libri. Non si poteva parlare con lui che ti diceva ma hai letto questo, hai letto quest'altro, eccetera. Però una volta io l'ho preso in fallo, perché ero un buon conoscitore della letteratura francese, e lui mi disse ma tu hai letto l'ultimo libro di Fè? E ah no, guarda, ti sbagli, si dice fai, perché si scrive faie, ma in questo caso voi sapete che in francese molte volte si pronunciano anche le consonanti. Guarda che non si dice fè, lui pronunciava alla francese credendo la regola francese si dicesse fè. E ha detto no, no, guarda che si dice fai, io lo conosco bene. Invece lui non lo conosceva e me lo rinfacciava, tu non conosci fè. No, io conosco fai, come si dice regolarmente. Ma però questo non toglie che Ezio Raimondi era veramente un conoscitore enciclopedico. Bene, altre domande? Cioè, i giornali? Beh, i giornali li ho praticati quasi tutti e abbandonati. Dunque, volendo fare la storia, se siamo ancora in tempo e se la cosa vi può interessare, il Corriere della Sera l'ho abbandonato io alla fine degli anni 90, perché c'era un direttore proprio del settore artistico assolutamente insopportabile, che pretendeva intanto che io dettassi i pezzi.
Pensate che al giorno d'oggi con l'email si fa benissimo, si manda tutto con l'email. E invece lui pretendeva che io gli dettassi. E poi mi telefonava, lui diceva 50 righe, poi mi telefonava e diceva togli 10 righe, togli 15 righe. Allora a un certo momento io mi sono scocciato e me ne sono andato. Quindi dal Corriere della Sera me ne sono andato io. Però poi è successa una cosa. Io ho scoperto e detto all'attuale direzione, guardate che io sono il più vecchio collaboratore. Il più vecchio collaboratore vivente del Corriere della Sera. Batto anche Claudio Magris, ma Claudio Magris è portato in palmo di mano. Devo dire che ho avuto una corrispondenza con Claudio Magris, che però stranamente, nonostante la sua superattività, scrive i pezzi a mano. E allora io mi sono scocciato di spedire a lui delle cose per posta. Voi sapete che spedire per posta adesso è diventato così difficilissimo, non si trovano buche delle lettere, non si trovano francobolli, eccetera. Allora io ho interrotto i rapporti con Claudio Magris, ma d'altra parte lui è sempre portato in palmo di mano. Poi dall'Espresso sono stato mandato via e non si è mai capito bene perché. Io ho collaborato all'Espresso a cominciare dal 74 fino verso gli 80. Poi un bel giorno, anzi un brutto giorno, ho telefonato per fare gli auguri a un nuovo direttore che mi avevano detto, oh guarda, è uno tranquillo che lascia le cose come stanno, te la saluto, perché la prima cosa che mi ha detto è detto, caro Barilli, da domani lei non scrive più. Io dico, beh, un momento, ragioniamo, mi incontri, ah, venga pure a parlarmi con me, ma le speranze sono molto poche. Sono andato a parlare con lui e gli ho fatto una proposta, siccome era un momento che le rubriche erano tutte sdoppiate. Questo era avvenuto per Eco e Scalfari, perché Scalfari si era ritirato dalla direzione di Repubblica. Allora gli avevano fatto posto all'Espresso chiedendo a Eco, che aveva la bustina di Minerva, di comparire una volta di alternarsi, insomma, con Scalfari. E allora io vado da questo direttore, di cui non voglio o non mi viene neppure il nome, e gli dico, guardi, facciamo anche noi un sistema biennale. Una volta scrive Celant, che era stato il loro preferito, e una volta scrivo io. Magari Celant scrive di attualità e io, che mi sto sempre spostando a valorizzare il classico, l'antico, scrivo di, che so io, di Tiziano, di cose di cui Celant certamente non si occupa. Ora, che l'idea di bocciarmi non partisse da quel direttore sciagurato, evidentemente non era un'idea sua, perché altrimenti mi avrebbe detto, no, guardi, si rassegni, è deciso e non cambia niente. Invece lui ha detto, beh, non è male questa idea, lasci che mi richiami tra 2 settimane, mi lasci pensare. Dopo 2 settimane mi ha detto, no, non c'è niente da fare, è così e andiamo avanti così. Io ho cercato di capire chi mi ha voluto sostituire con Celant e non ce l'ho fatta. Ritacchiando qualcuno mi ha detto, ma è stata, voi sapete che Celant era un pilastro di quella casa di moda, di Prada. Sono stati quelli di Prada che hanno minacciato l'Espresso, hanno detto, se voi non prendete Celant noi vi togliamo la pubblicità. E quindi tu sei il capro espiatorio per permettere a loro di mantenere la pubblicità di Prada. Perché avevo indagato in varie direzioni, il direttore dell'Espresso certamente non era, perché mi avevano detto, no, che era poi il fratello, era il cognato dell'avvocato Agnelli. Mi avevano detto, no, è un uomo civilissimo che mai e poi mai chiederebbe di mandare via qualcuno, poi casomai è un uomo moderato che casomai direbbe non di mandare via te, ma di prendere, che so io, un critico molto
moderato, mai e poi mai Celan. Così l'unica risposta è stata questa. Però per fortuna ho avuto l'aiuto di un vecchio amico del gruppo 63 che ha sempre fatto il giornalista, adesso se mi venisse il nome, è quello che per fortuna adesso ha lasciato quell'orrido giornale che io considero il Fatto Quotidiano. Colombo allora aveva rilanciato potentemente l'Unità, portandola a vendere 50-60 mila copie. Infatti lui mi ha preso a bordo all'Unità, quindi io ho collaborato all'Unità finché è morta. Però l'Unità, chissà perché, ha mandato via prima Colombo, poi gli altri direttori in successione, e si è sempre più ridotta e alla fine è morta. E quindi io sono morto con l'Unità. Adesso ha ripreso, ma credo con tutt'altra direzione, eccetera, eccetera. Quindi io adesso collaboravo settimanalmente a Tutto Libri, il settimanale della stampa, ma anche lì a un certo momento hanno ridotto il personale e sono stato mandato via. Quindi adesso mi resta solo il mio blog. Vivo solo per il mio blog renatobarilli.it, quindi visitatelo se volete fare un omaggio a me. Sì? Sì. Sì, gliel'ho detto. Dopotutto io sono stato un enfant prodige e in proposito, siccome c'è sempre stata un'ostilità aperta tra me e Bonito Oliva, posso dire di una sua battuta. Infatti Bonito Oliva dice: io una volta ero un enfant prodige, adesso sono solo un prodige. Io, lui è sempre modesto, come si sa, lui è la modestia fatta persona. Io rovescio, io dico, anch'io ero un enfant, ma ero davvero un enfant prodige a 12 anni, venite a vedere ancora i miei disegni, poi vi dirò che fine hanno fatto. Ero davvero un enfant prodige. Adesso non sono più un prodige, sono un enfant, perché io sono ritornato alle mie origini. Io dipingo, io vi lascerò questi tre cataloghi, se li vorrete vedere, ed è una pittura che certamente non fa onore al mio passato di interprete teorico di tutte le avanguardie del secolo, perché sono tornato, come vedete da questi ritratti, sono ritornato a una pittura piuttosto tradizionale. E perché l'ho fatto? Ma perché ho detto è una virtù che ho avuto fin da piccolo e chi mi viene da non so chi, insomma, chi me l'ha data, io devo rispettare anche i miei genitori, non è che ci hanno creduto molto. Infatti mia madre a un certo momento, credendo che la soffitta fosse libera, ha svenduto centinaia di miei lavori giovanili che io sono andato a ricomprare a 10.000, 20.000 l'uno. Infatti adesso conservo una ventina recuperati dai mercatini dell'usato, in particolare alla chiesa di San Giuseppe, dove erano andati a finire. E ho ripreso perché ho detto è una dote che ho avuto da Dio, io non ci credo, quindi non so, dal destino, dai miei genitori, e quindi non ci devo rinunciare. Ecco perché l'ho ripresa, naturalmente da enfant, certamente non da prodige. Io non sono un prodige, sono un enfant. Infatti faccio una pittura decisamente infantile e démodée, diciamo, volutamente démodée, come vedrete, perché questi tre cataloghi ve li lascio a casa Matta, come vi lascerò pure un volume. Puoi fare una domanda? Come? Sì, lì sono stato fortunato, un po'
La mia vita non la considero molto fortunata, ma un colpo di fortuna l'ho avuto nel 72, perché ho vinto molto giovane una cattedra di storia dell'arte contemporanea, e la devo tutta a chi non ho nominato, a Francesco Arcangeli, perché tra le persone che mi hanno ben voluto e protetto e che quindi io devo onorare, devo accendere un lume davanti a loro, uno è Luciano Anceschi e l'altro è Francesco Arcangeli, che si è battuto come un leone per farmi ternare, perché allora si facevano le terne, primo, secondo e terzo, per farmi ternare in un concorso del 72. E devo dire che è finito molto bene, perché lui è andato d'accordo con Giulio Carlo Argan, che da lui invece veniva considerato come una peste, ma era tipico di Arcangeli battersi sempre con le spalle al muro. Lui per esprimere il meglio di se stesso doveva sentirsi costretto al muro, perché allora dava dei bagliori di grande forza. E per esempio, quando visitava casa Longhi, lui era un longhiano dichiarato, di ferma fede longhiana, dove però Argan veniva disprezzato e preso in giro. Allora in quel caso lui lo difendeva, diceva: però attenzione a dir male di Argan. Ebbene, io li ho riconciliati, perché Argan alla fine, perché c'era tutta una manovra per far vincere, i due primi erano già sicuri, uno era Filiberto Menna, perché allora vigeva la regola che la facoltà che riusciva a bandire il concorso aveva il diritto di chiamare, di fare la prima scelta. Allora la facoltà era quella di Salerno, dove il sindaco, pensate che è morto a 110 anni, il sindaco padre di Filiberto Menna, era immanicatissimo con il ministro dell'università di allora, ed è riuscito a far bandire il primo concorso di storia dell'arte contemporanea della nostra storia, dove il primo posto era già assicurato da Menna, il secondo da Nello Ponente, che dopo tutto era più anziano di me, quindi era giustificatissimo. A me rimaneva il terzo posto, perché Argan aveva scelto me piuttosto che Marisa Volpi. Tutto era orchestrato perché la terza fosse Marisa Volpi. Devo ad Argan invece aver scelto me. Forse ha influito il fatto che io avessi pubblicato da poco La barriera del naturalismo, che aveva avuto un grande successo a livello narrativo, non a livello di critica d'arte. Comunque Argan ha optato per me, e da quel momento devo dire che ho sempre avuto una grande amicizia verso di lui, ma si sono riconciliati anche Argan e Arcangeli. Infatti, quando Arcangeli è morto, Argan gli ha dedicato un pezzo sull'Espresso estremamente positivo e complimentoso. Comunque io dal 72 Sì, dica. Devo sapere se ha conosciuto mai Luca Scacchi Gracco. No. Aveva una galleria a Milano, è stato il primo a esporre Francis Bacon. No, francamente non esiste nel mio capo. Scacchi Gracco, no? Mi dispiace, non mi risulta, non è nel mio... Vuole... Ah beh, ha fatto benissimo, anzi, se avete altri nomi fate pure. Se esistono nella mia testa va bene, se non esistono ve lo dico. Qualche altro nome? Di certo lei ha avuto dei contatti con Jeff Koons, giusto? Ah sì, Jeff Koons è stato il secondo come Dubuffet in qualche modo. Jeff Koons io l'ho scoperto nel 90, in quel momento ero stato messo nella commissione di Aperto. La Biennale ha fatto un grosso errore ad abolire Aperto,
che era una sezione sperimentale, aperta ai giovani, ed era interessantissima. Invece è stato un errore abolirla, però in quel momento c'era e io ho voluto assolutamente che Jeff Koons fosse ad aperto. Infatti è merito mio se Koons è comparso per la prima volta in Italia in quel caso lì e ha fatto un'opera nel modo suo. Era in quel momento era legato a Cicciolina, aveva l'amore con Cicciolina. Allora ha fatto intagliare, perché voi sapete che Koons con le sue mani non fa niente, fa fare tutto a delle maestranze. Direi che proprio non c'è nulla fatto con le sue mani. Allora si era rivolto a degli intagliatori tirolesi e che gli avevano fatto il gruppo dove si vedeva lui e Cicciolina sdraiati assieme e questo è stato esposto. Poi un'opera che non ho più rivisto in giro, ho visto delle foto di quest'opera che comunque era straordinaria e da quel momento è nata un'amicizia, tant'è vero che lui mi ha chiesto addirittura un affidavit, perché forse sapete che poi purtroppo, come succede, i due hanno litigato, si sono disputati il figlio avuto, nato da quel matrimonio, poi ne sono nati altri da diversi matrimoni fatti da Jeff Koons. E lei sosteneva la tesi che lui l'aveva sposata solo per farsi pubblicità, perché lui era sconosciuto, mentre lei era nota almeno in Italia come la diva pop star, che era stata anche eletta onorevole, era membro del nostro Parlamento. Allora lui mi ha chiesto un affidavit, è una formula giuridica che non so se esiste anche in Italia, esiste nella giurisdizione statunitense, in cui io sul mio onore dichiaravo che Jeff Koons era già noto come artista prima di incontrare Cicciolina e questo mi ha dato un diritto. Io per lungo tempo, quando andavo a New York, per prima cosa mi recavo nel suo studio, che era enorme. Lui aveva un intero appartamento in West Broadway, che andava da una strada, una street all'altra, quindi un appartamento di un centinaio di metri. Ma questo è durato finché lui era in galleria con Ileana Sondabent. Poi, quando lei è morta, purtroppo l'erede non è stato all'altezza. Antonio de Homme non è stato all'altezza della situazione, è andato in rovina, tanto è vero che questa galleria non esiste più. Leo Castelli si è salvato, è morto anche lui, però aveva sposato una giovane critica che sembra che è riuscita a mantenere la galleria. Invece Ileana Sondabent è sparita e Jeff Koons è passato, come tanti, a Gagosian e io non ho più rapporti con lui e quindi è chiuso. Invece con Dubuffet ho avuto rapporti finché lui è morto nell'88, tanto è vero che in quell'anno mi sono sposato e sono andato a presentargli mia moglie. E spudoratamente gli ho chiesto, caro Jean, qui ci vuole un regalo di nozze. E lui ha detto, ah sì sì, avete ragione, ve lo farò. Purtroppo è morto prima di farmi. Quindi mi sono arrestato, del resto un bel patrimonio di 7 Dubuffet, o regalati direttamente da lui, o strappati a viva forza nelle varie visite che gli facevo. Corre voce che lui si sia fatto uccidere perché era da una forma di artrite, era ridotto così, proprio aveva la schiena ad angolo retto e quindi non riusciva più a lavorare e lui era un grande lavoratore, non sapeva far altro che dipingere. E quindi c'è chi dice che si è rivolto, voi sapete che esistono quelle persone specializzate nell'uccidere le persone su richiesta, senza far sapere come, quando e dove.
E invece devo dire che Kunz mi ha diseredato, perché nelle sue memorie, lui mi ha diseredato perché non mi ha riservato, ma soprattutto mi ha diseredato alle Rogrie, con cui ho avuto un rapporto veramente fraterno, ma nelle sue memorie non parla di me perché abbiamo litigato alla fine, e questo caro mi è costato, perché non sono ricordato nelle sue memorie. Bene. Bene. Ci sono degli altri interventi, curiosità? Perché a questo punto il professore resta qui con noi altri 10 minuti. Sì, fino a sera. Adesso non esageriamo, so che ma Lossini ha degli impegni. Non sapete come passare il tempo e quindi io sono stato prenotato per... Come? Ah, questo è grave, perché sei un autista di alto valore, nonché curatore di mostre. Io ringrazio il professore perché è sempre piacevole, insomma, le sue conversazioni. E allora vi lascio copia del libro. E ringrazio anche voi che, nonostante le emergenze, siete stati con noi presenti questo piccolo incontro. Vi posso già anticipare che a distanza di qualche mese tornerà il professore. È mio, il mio occhiali? Sì. Grazie di nuovo.